Bentornati a Cosa Bolle in Pentola. Io non sono Alessandro Borghese, ma sono Silvia Galli e oggi sono venuta a trovare un altro dei concorrenti della trasmissione Quattro Ristoranti. Sono venuta da Sergio qua nel Cremasco, perché mi ha detto che è Cremasco, Moscazzano, giusto? Eh sì. E invece te l'hanno tagliato in trasmissione. Me l'ha fatto ripetere 2 o 3 volte, ma non riuscivo a far combaciare il Cremasco. Non riescono a capire poi il campanilismo, le due cucine, perché la cucina cremasca effettivamente è diversa dalla cremonese, giusto? Sì, perché sei un ristoratore. Ogni cucina ha la propria identità, certo, le proprie differenze. Allora, sono venuta a trovare Sergio dell'Osteria San Carlo, ok? Perché oggi appunto a Moscazzano. Alla fine del mondo. Alla fine del mondo, sì, perché qua ci sono tutte stradine, però la trovate, poi con i navigatori, noi non abbiamo fatica, poi noi andiamo dappertutto. Grazie con al GPS. Esatto. Ma no, ma si trova anche se uno non ha il GPS, però davvero è insomma in mezzo alla campagna, quindi sono venuta da lui perché oggi registreremo qua la nostra trasmissione. Allora, quello che ho chiesto a tutti, tu sei arrivato, classifico cosa sei arrivato? Ultimo. Vincitore morale. Ma gli ultimi saranno i primi. Sei stato un po' criticato dagli altri concorrenti? No, sono io che ho criticato tutti gli altri. Ah, ecco, bene. I voti, no, ho dato i voti alti, ma poi le critiche erano salate. Senti, tu hai una cucina un po', perché insomma chi ha visto insomma la puntata era sulla cucina di campagna, sì, e in particolare sul bollito. Io ho visto che tu fai un bollito un po' anticonformista, non è il solito bollito, no? No, non è anticonformista, è moderno. È moderno, infatti, ma io sono per la modernità, anche se vengo da una famiglia, la mia nonna, i telespettatori lo sanno, aveva una nonna Ines campagna che faceva i suoi bolliti, eccetera. Però la cucina va avanti, insomma, quindi non sì, è che ci si può fermare ai vecchi bolliti, eccetera. E quindi tu cosa hai presentato? Ho presentato il bollito cotto sotto vuoto a bassa temperatura. Ah. Ho cercato di spiegare i motivi e i vantaggi. E poi che te l'hanno un po' cassato allora questo bollito. Ho capito che Borghese preferiva la tradizione, infatti me l'ha anche detto, me l'ha fatto notare in diretta dicendo che non tutti i prodotti vanno bene cotti così, però vabbè, dei gusti. E tu perché hai scelto allora questo sottovuoto? Che tipo di vantaggi ti può dare sottovuoto? Beh, prima di tutto vantaggi economici, perché non si spreca niente, e poi anche di gusto, perché cuocendo a una temperatura più bassa si evita alla carne di strizzare tutto il succo e rimane più morbida e succosa. Insomma, piace comunque ai tuoi clienti, il tuo bollito. E ha molto successo, infatti. E poi arrivano, mi hai detto anche tu, che hai avuto proprio gente che viene qua da dove? Da tutta Italia. Sì, infatti ho dovuto mantenerlo in menù anche in quaresima, perché... Ecco, siamo in quaresima eppure vengono qua a mangiare il bollito di Sergio. Sì. No, perché il fatto che mi sia distinto dagli altri crea un po' di curiosità. Certo. Anche a me io verrò a assaggiarlo, perché oggi non facciamo il bollito, facciamo degli altri piatti. Senti, poi tu sei uno che non crede tanto al chilometro zero. Beh, mi hanno fatto varie interviste e ho ribadito la mia posizione. Che tra l'altro è stampata nel retro del mio menù, e quindi già sapevano in anticipo la mia idea. E qual è la tua idea? Diciamolo al pubblico. La mia idea è che il chilometro zero, come ho detto a Borghese, è anacronistico. Nel mondo in cui la velocità di trasporti è così, che ci aiuta ad avere i prodotti da tutto il mondo a costi vantaggiosi e a qualità alta, non c'è motivo per limitarci al chilometro zero. No, limitarci mi piace, perché poi bisogna dare anche risalto, diciamo, ai prodotti insomma della nostra campagna. Ma infatti io uso molti prodotti. Io vengo da una famiglia di agricoltori, quindi te lo dico, il mio orto, le mie galline. Ma io sono avvantaggiato dal fatto di essere in questa zona qui fuori dal mondo, ma ai confini della riserva di caccia, del chilometro zero. Ho molti prodotti chilometro zero che uso nel mio ristorante. Certo, però mescoli, dici, sì, se voglio fare un piatto, siamo globali e posso far arrivare insomma. Ma se mi limitassi al chilometro zero, il mio menù sarebbe molto ristretto. Ecco, ma nel menù cosa si trova? Nel menù prodotti, come dicevo, da tutto il mondo. Bastano due clic e arriva. Tipo adesso cos'hai in menù? Dai, svelaci qualcosa. Adesso in menù, come vi ho detto, ho il chilometro zero. Ho la faraona, che è così famosa, è diventata famosa grazie al programma, il bollito, che è tutto recuperato qui dai nostri macellai.
Anche se, ripeto, a fianco da questi, a questi piatti ci sono molti altri che arrivano da tutto il mondo. Beh, allora adesso dobbiamo andare in cucina, voi dovete venire qua da lui, dovete venire qua a mangiare, guardare la carta del menù e poi insomma è tutta una sorpresa. Allora cosa dici? Andiamo in cucina che pronti. Cuciniamo tra le cose appunto la faraona. Poi tutto qua è tutta una sorpresa. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Allora, Sergio, da cosa iniziamo? Iniziamo dal polpo. Ok. Che gode della bassa temperatura, stavolta solo a livello economico, perché grazie alle basse temperature ha un minor calo peso. Sì. Ok. E quindi faremo vedere come dopo 7 ore di cottura a 75 gradi abbiamo il polpo pronto per essere arrostito. Ok. E creare quella crosticina che dà il gusto in più. Ok. Dunque adesso okay. Tu devi andare a prenderlo, sì. Dov'è il nostro polpo? È là, spiega un attimo dov'è. Sta cuocendo, ha finito di cuocere a 75 gradi per 5-7 ore e sarà tenero al punto giusto, pronto okay. Per essere arrostito. Quindi 75 gradi, ma a casa? Il tempo è, se uno è relativo, vuole farlo, Perché se uno vuole farlo a casa non ha tutti questi, tutte le tue... Lo fa bollire. Lo fa bollire, lo mette in una pentola e lo lascia certo. Lì. Di solito in un'ora... Esatto, io lo faccio però senza neanche mettere l'acqua, lo lascio lì, chiudo la pentola, lui lascia andare l'acqua e si ammorbidisce. Infatti perde il 50%. Dell'acqua, infatti poi perde lui, perde. Sì, perché se lo fai cuocere così perde un po' meno. Perde un po' di meno, è vero. Allora lo togliamo dalla nostra. Lo togliamo e lo asciughiamo proprio perché. Ok. Lo asciughiamo bene. Sì. In un tovagliolo. Sì. Questo per velocizzare la crosticina. Certo. Quali ingredienti servono? Quindi un polpo, poi diciamo un po' che ingredienti servono. Beh, in questo servono. Caso serve solo polpo e un po' di sale. Ok, perfetto, benissimo. E va fatto cuocere fin quando è tenero. È tenero, okay. Benissimo, perfetto. Una volta cotto lo facciamo arrostire, semplicemente in una padella antiaderente. Quindi già la preparano la padella, allora ci fermiamo un attimo e riprendiamo a tra poco. Sergio, allora siamo venuti qua con il tuo sous chef, adesso che cosa succede? Una volta cotto il polpo è pronto per essere arrostito. Quindi bisogna una padella antiaderente, un goccio sì. D'olio. Prego. E quando vedere... l'olio è ben caldo, vai. Uh-huh. Allora, quando l'olio mette... è ben caldo facciamo arrostire. Quindi si fa arrostire, anche perché come ha detto appunto prima Sergio è già cotto questo polpo, quindi... deve essere proprio, credo, girato, arrostito. Il vantaggio è che in questa maniera abbiamo il prodotto già pronto, certo. Necessita solo dell'ultima rifinitura, in 2 minuti siamo pronti per uscire. Per uscire, ah perfetto. E lo servi quindi così, come oppure puoi mettere qualcos'altro? Abbiamo, una volta arrostito il polpo, possiamo inventarci un sacco di ricette. Tipo? Oggi lo serviremo con delle patate americane dolci, sì. I ceci, sì. E dei finocchi. Ah, buono. Okay, ma fai quindi una sorta di insalata di polpo con sì, questi insalata ingredienti. Calda, sì. Un'insalata calda, ok. Quindi allora. Una volta il polpo arrostito, lo teniamo un attimo al caldo. Sì. Vedete che è già quasi insomma. Sì, una volta che c'è la crosticina fai vedere. Fai vedere il marroncino. Ecco. Vedete che se riesce c'è bene. La crosticina lì saporita. Uh-huh. Quindi poco olio, mi raccomando, come ha detto prima Sergio, una padella antiaderente, state lì, non andate via, perché altrimenti si brucia praticamente tutto. E sì, dopo poi si. E certo continua. Che al ristorante la velocità è essenziale, quindi certo. Le temperature alte sono quelle che ci aiutano a essere uh-huh. Veloci. Ma l'ha mangiato questo borghese? L'ha assaggiato? No, perché la cucina era solo... la cucina, il motivo era il bollito. Ah, quindi e per come e quindi, antipasto non hanno preso quindi e come il antipasto cosa hanno preso non... altri prodotti di terra. Di terra, quindi sì, del ok, una volta del posto.
Ok. Procediamo a dare un colore anche agli altri ingredienti. Questa cos'è, abbiamo detto? Questa è la patata americana dolce. Possiamo rosolare contemporaneamente anche il finocchio. Se manca... quindi fai rosolare tutto? Sì, ma solo velocemente, perché sia finocchio... È una passata in sostanza. Passi un attimo, li fai scaldare un attimo. La patata, vedete, già si prende il colore, il finocchio lo stesso, la padella è molto calda, quindi dobbiamo solo... Un po' di ceci, e quindi si crea praticamente, è già tutto pronto, vedo, sì. E quindi poi si crea appunto questo piatto veloce, che può essere servito anche come antipasto. Sale, pepe alla fine. Benissimo. E possiamo impiattare. Perfetto, allora impiattiamo, dove impiattiamo? Vai a prendere un piatto, impiattiamo qua, altrimenti ci dobbiamo spostare. Benissimo, vieni qua, no, vieni a impiattare qua, ecco, se si può qua, perché altrimenti abbiamo problemi noi con le telecamere, quindi vediamo un attimo la composizione del piatto. Quindi mettiamo la nostra verdura saltata in padella, vieni qua, Sergio, se vuoi spiegare, dare due spiegazioni, quindi viene... Come avete visto, in 2 minuti siamo pronti. Sì, è proprio un piatto molto veloce, quindi lo servi anche un po'. Ce l'hai nell'antipasto, magari si può mangiare come secondo. È caldo, si può servire anche come secondo. Certo, assolutamente. Beh, un piatto originale, veloce, caldo, pesce. A proposito del non tuo chilometro zero, un bel polpo. Iniziamo proprio con il polpo. Sì. Ed ecco qua il nostro piatto, che insomma a me piace, va bene, polpo. Così il piatto. Perfetto. È pronto così. Benissimo, allora il piatto è pronto, noi ci fermiamo un attimo e ci prepariamo per il secondo piatto. Allora, secondo piatto, faraona affumicata. Oggi quindi impariamo la affumicatura con Sergio. La affumicatura a caldo. A caldo. Resa famosa dallo chef borghese, dal suo programma. Ah, sì. Esatto. È stata apprezzata dai miei competitor. Allora, qui abbiamo scusa, presenti i tuoi poverini. Poverini, sì. No, perché hanno bisogno... Ma lui è... Tipo... Hanno bisogno di calci nel cavigliolo, in continuo. Ma no. Lui come si chiama? Gianluca, e lui non l'abbiamo... L'abbiamo presentato Daniele. Daniele, poverino. Daniele, che ogni tanto chef. Si prende qualche cazzatura. Sì, ma lui è lì che li sta aspettando. Vabbè. Allora, procediamo con la affumicatura a caldo. Ok. Useremo delle bacche di ginepro. Sì. Non molto, perché abbiamo solo una preparazione da fare. Certo. E poi? Delle foglie di alloro. Potete usare anche truccioli di altre essenze, altri olmo, altri truccioli di segatura non resinosa. Ok. Però io preferisco questi aromi. Beh, questo... Danno un gusto. Perché già si sente un bel profumo. Okay. Quindi procediamo. Ok, poi mettiamo il nostro... Sì. Cominciamo a scaldare la padella e intanto che si crea il fumo, procediamo alla cottura, anzi alla rifinitura della faraona. Allora, faraona dove ce l'hai? La faraona fermi ce l'ho, tutti. La faraona sta cuocendo a 62 gradi. Dove? In quale posto della cucina? Ecco, lo sta riprendendo Marco, ma dato che noi dobbiamo riprenderla, adesso ci fermiamo un attimo così tu vai a recuperare il nostro volatile. Ci fermiamo un attimo. Allora, Sergio, dal tuo sacchettino hai tolto quindi la coscia. Sì, si può usare sia la coscia che il petto. Ok, della faraona. Esatto. Poi l'hai asciugata. Una volta asciugata, passiamo alla rifinitura. Allora, prego. Qui vedete, oh, ma che meraviglia. Ah, quindi adesso si mette lì per affumicarla. Sì, ma quanto tempo deve stare? Ma pochi minuti, pochi minuti. Come avete visto il fuoco è alto, il fumo è abbondante. E, anzi, non bisogna esagerare, perché sennò il gusto prevale. Certo, quindi bisogna fare un paio di minuti. Ma secondo te a casa si riesce a fare la faraona? Certo, basta una padella qualsiasi con una retina, una piccola griglia. Avete visto già gli ingredienti da usare, potete spaziare nella vostra fantasia per trovarne altri.
E una volta che il prodotto, naturalmente il prodotto deve essere già pronto, perché certo, la fumicatura è veloce ma fa solo la superficie. Certo. Il prodotto deve essere già cotto. Quindi lo si può fare non solamente con le carni ma anche con il pesce, no? Esatto, il pesce infatti si può partire da crudo perché cuoce proprio in 2 minuti. In 2 minuti. Quindi si può infilare dentro il filetto di pesce e in 2 minuti ce l'avete caldo e cotto e affumicato. Tu lo fai anche sì, il pesce? Sì, noi facciamo vari pesci, sì, sì. Tipo? Il branzino, la trota godono di questo passaggio, sì. E quindi sono richiesti anche nel tuo ristorante? Sì, sono spesso presenti nel mio menù. Ok, sì. Perfetto. Allora, possiamo vedere se è già pronto. Stai attento a non scottarti come faccio io in cucina, ma tu sei avvezzo. Oh, ma che meraviglia! Sì, ancora com'è? Un minuto. Deve, ancora un deve minuto? Deve prendere il colore tipico della fumicata. Ah, ok. Allora noi intanto che aspettiamo ci fermiamo un attimo. Allora, è pronto? Abbiamo detto che è pronto. La coscia è affumicata. È affumicata. Facciamola vedere bene che così magari uno impara, eh? Voglio imparare anch'io perché io le affumicature non le ho mai fatte. Ah, ecco. Ok, adesso passiamo alla... E adesso si passa finitura. Quindi in padella. Sì. Con un po' di olio. E quindi è questo il piatto, praticamente è già quasi pronto. Anche qui vale lo stesso discorso della... Del polpo di prima, una volta che è rosolato è pronto, lo teniamo al caldo. Sì. Ecco, io mi sposto un po' perché mi arriva. E finiamo la... Con cosa lo servi? Con cosa lo servi? La coscia di farro. Va, insomma, Sergio, non preoccupatevi, c'è, ma va a prendersi un po' tutto. Ogni tanto sparisce, ma c'è, eh? Lui è così. Allora, quindi... allora dimmi una tutto. Volta il prodotto cotto pronto. Sì. Lo togliamo dalla padella e lì dentro ci possiamo inventare anche qui varie ricette. Stavolta lo serviamo con l'insalata di Cesare. L'insalata di? Sì, che è la traduzione letterale di Caesar Salad. Ah, la Caesar Salad. Caesar Salad, la famosa... Ah, tu l'hai tradotta insalata di Cesare. Sì, sì, così crea un po' di discussione. Vai. E l'insalata di Cesare di solito è preparata con del bacon, dell'insalata, sì, scaglie di grana. Sì. E pollo, in questo caso noi usiamo la faraona, vedi che bel colore che ha preso. Ma sai che la faraona non l'ha... Io giro nei ristoranti, giro anche un po' in tutta Italia, eccetera, però anche qua che è un animale da cortile non viene tanto usata. Allora, la ragione per la quale, la ragione per la quale negli ultimi anni i prodotti del territorio, tipici della cucina cremasca e cremonese, sono andati in disuso, sì, perché richiedono spesso delle lunghe cotture, certo, come la faraona, come l'anatra. Beh, poi scusa, posso dirti una cosa? Io mi ricordo, la mia nonna aveva il faraone e anche lei le cucinava. Tra l'altro richiedono anche dei trattamenti perché poi è anche una carne bianca, voglio dire, devi anche stare attento, la gente non ha più bisogno, non sta più in cucina, è veloce, eccetera, quindi la faraona va un po' in... è andata un po' in disuso. Anche perché... No? In casa, io sto parlando in casa. Anche. Ma sì, ma anche perché con la cottura tradizionale, ad esempio il petto di faraona della gallina o del pollo si asciuga. È asciutto. E diventa, se non ci metti un bel po' di maionese. Ma io mi ricordo che la mia nonna, ad esempio, con la faraona ci cacciava dentro dei litri di latte e ci cacciava dentro un sacco di burro che faceva lei, proprio per renderla morta. E sulla stufa a legna la faceva cuocere. Ma e io assaggiavo degli arrosti di faraona che erano veramente splendidi, È quello forse anche la... Nel nostro caso, grazie a questa cottura a bassa temperatura, sì, riusciamo a avere il prodotto già pronto. Certo. Praticamente cucinato al momento. Sì. Ok? E non è riscaldato, perché la prima cosa che ci viene chiesta al ristorante, quando riceviamo la faraona l'altra, però non è riscaldato. Ma perché anche riscaldato, insomma, io che mangio si asciuga bene... Una volta le faraone andavano... avanti e indietro dei nostri forni? Certo. Adesso non funziona più così. Ascolta, noi ci siamo persi intanto un po' di passaggio intanto che chiacchieravamo. Allora cosa ha fatto passare? La nostra Caesar Salad, gli ingredienti principali sono l'insalata, in questo caso la scarola, sì, dei crostini di pane nero tostati e poi abbiamo messo del bacon, anche lui tostato. Spadellato, sì, tostato. Un po' di vino bianco che non basta. Sì. Sale e pepe alla fine. E quindi questo è il letto su cui il letto. Tu appoggerai poi, la tua coscia. Nella Caesar Salad ci va anche qualche scaglia di grana, noi abbiamo pronta. Adesso prepareremo l'impiattamento, perché il piatto è già pronto. Come dove avete visto, lo vuoi preparare in l'impiattamento? Di là oppure sempre? Ecco, lo sparisce, quindi va a prendersi il piatto, vieni qua, ok?
E lo... Tornato. Magari se spostiamo questo che così vedono bene, ecco, perfetto. Allora impiattiamo, quindi un bel letto di tutte le verdure, quello che hai detto prima tu, quindi la nostra insalata di Cesare. Insalata di Cesare. Sì. E poi dopo verrà appoggiata la nostra appunto coscia. Mi ispirano, sai, questi piatti molto. Poi questa cottura lenta che fai tu, io al contrario di Borghese ti promuovo e tu devi ascoltare me. Ecco, un po' di, quindi, parmigiano. Cos'è, parmigiano o grano? Tu usi il grano o parmigiano? Dipende. No, vabbè, io uso un grano mantovano che... Ah, buono il grano mantovano. È simile al parmigiano. Sì. Se non trovo quello, prendo il parmigiano. Ci sono dei buonissimi... Il piatto è finito, possiamo arricchirlo con dell'aceto balsamico. Possiamo fare due goccioline. Se due gocce. La mia firma. Ok. Allora, se lo fanno loro, fanno le goccioline. Io faccio la firma. Ah, fai la firma. Allora, adesso ve la facciamo vedere. Ah, che sciccheria, guardate un po' il piatto di Sergio Osteria San Carlo. Guarda Marco, ecco qua. Bene, noi siamo pronti per assaggiarlo naturalmente. Ci vediamo tra poco. Vabbè, dai. Allora, terminiamo in bellezza con una ricetta di Sergio che ha inventato questa mela. Questa di... mela che gode... Stavolta solo del sottovuoto, senza temperatura. Ah, ok. Solo del sottovuoto. Ma come si chiama la mela? La mela di... La mela di Biancaneve. L'ho chiamata così perché la faccio diventare rossa con un po' di alcherne. Bello, che interessante che è questa procediamo ricetta. Procediamo alla... Vai, che mi ispira, mi interessa vedere... Ecco, questo arnesino lo dovrei comprare anch'io, eh. Guardate. No, ma è favoloso. Non lo vado a prendere subito anch'io, eh. Guardate. Com'è? Ah, perché fa? Togliamo un po' di... E quindi adesso cosa fai? Spiego un po' i passaggi. Allora, una volta pelata, viene inserita in un sacchetto. Sempre del... Sto mangiando il culo. Sì, mangia pure. Se vuoi, ti faccio compagnia. Viene inserita in un sacchetto, un cucchiaio di zucchero. Senti, le mele, Sergio, che mele Golden o Smith? Preferisco okay, io. Va bene. Qualche goccia di limone. Qualche goccia di alchermes. Sì. Ok. E poi la mettiamo sotto vuoto. Ok, dove ce l'hai sottovuoto? Il sottovuoto ci permette di... Ecco, adesso sparisce, guardiamo se... Dimmi dov'è il sottovuoto. Di ottenere uno Eccolo infuso. Lì. Ok. Allora... Il sottovuoto praticamente... Sergio è andato di là, perché lui ogni tanto sparisce, velocizza... Eccolo. L'infusione del liquido. Ok. Crea un collasso dei vacuoli di aria presenti nella mela che verranno riempiti dal liquido, in questo caso dal kermes. Ok. Bastano un paio di giorni in questo modo per avere la mela cotta ma non cotta. Ha una consistenza che sembra cotta ma non lo è, perché in effetti la temperatura non ha mai superato la temperatura ambiente. Ok. Senti, quindi, allora, lo metti sotto vuoto e dopo dov'è che lo... Una volta sotto vuoto lo tengo in frigo per un paio di giorni. Ah, in frigorifero quindi per un paio di giorni, così lei si colora, prende sì, i suoi esatto, colori. Sì, poi la assorbe torna. Tutto il liquido e cambia anche la consistenza perché, come ho detto, si rompono i vacuoli di aria, vengono riempiti di liquido, quindi diventa una consistenza completamente diversa. Ok. Quindi è già pronto, ecco. Questa è pronta così com'è. Ok, avete visto, quindi la vedete appena Sergio. Insacchettata. Adesso la vedrete già pronta per l'uso, ne abbiamo già una. Certo, anche perché noi non possiamo stare qua due giorni da Sergio. Vieni esatto. Qua Sergio, vieni che la facciamo vedere da questa parte. Eccolo qua che si è rimaterializzato Sergio, eccolo qua, quindi il nostro, questo la mettiamo appunto nel frigorifero e ci vediamo tra poco con la mela rossa. Mi devo assentare a prendere la mela? Assentati pure, andiamo a prendere la mela. C'è Marco che lo segue. Come vi ho detto, insomma, Sergio è veramente una persona estroversa, simpatica, un po' fuori dalle rime, dalle regole, però è veramente un grandissimo professionista ed è molto simpatico, molto capace. Adesso è andato, se non si sono persi nei meandri del ristorante, che poi dopo vedrete attraverso le immagini perché...
non c'è solo quella saletta dove noi abbiamo registrato appunto il nostro, la nostra chiacchierata, ma è un ristorante che ha circa 200 posti, quindi è un ristorante molto grosso dove fanno anche dei banchetti. E andiamo a vedere, ma arrivi Sergio? Ecco la mela, ecco, pronta. Ecco la mela di Bianca tolta Neve dalla busta. Ma è meravigliosa, La mela proprio di Biancaneve. Quindi, e non è avvelenata. E non è avvelenata. L'importante è che non sia avvelenata. Sì. Perché secondo te potresti avvelenare qualcuno? Beh, metto le mani davanti. Ascolta, ma quindi il sapore mela al kermes, cosa al. Loro non possono, devono venire qua poi assaggiarlo. Spiega un po' che sapore. La curiosità è l'anima del commercio. Certo, allora venite qua a mangiarvela, ecco, basta. Va bene, ci vediamo tra poco. Allora, Sergio, qua vediamo solo una parte della tua forza lavoro, perché in quanti siete a lavorare, oltre ai tuoi due oltre ragazzi? Oltre ai tre ci sono due in sala, che è una mia moglie, poi c'è Nicola, che è un ragazzo. Come si chiama tua moglie? Lotte Hansen. Lotte Hansen? Sì, è danese. Ah, ti sei sposato una danese? Ho fatto 1500 km per tornare. Ah, però, davvero? Anche lì niente chilometro zero. Diceva sempre mia nonna, moglie buoi dei paesi tuoi, invece tu... Sì, ma ormai è tutto un paese, dai. Esatto. L'Europa è tutto un paese. Bene, bene. Beh, la conosceremo prossimamente. Allora, qua io davanti al menù, ne ha già parlato lui all'inizio. Mi piacciono proprio tutti questi titoli per cominciare o per finire. Poi guardate, dice pasta, riso, zuppe, poi dal mare, fiume, lago. E poi nota è poetico, la, la descrizione. Ho visto che ci sono poi tutte le descrizioni. Per evitare un po' di domande. Infatti, perché altrimenti uno va là, perde pure tempo. Le carni, i funghi e le uova. Poi questo dalla stalla, insomma, mi piace, dessert, vini da dessert al bicchiere, insomma, dovete... Dalle stelle alla stalla. Dalle stelle alla stalla, dalla stalla alle stelle, dai, su. Ascolta, i telespettatori mi chiedono sempre un po' circa i prezzi, quanto si può spendere, da quanto il range, da quanto vanno i tuoi prezzi. A mezzogiorno 12 euro. Ah, fate il pasto. Facciamo anche un menù a mezzogiorno. Fate un menù a mezzogiorno, sì. 12 euro. Sì, ma nei piatti con prezzi dimezzati. Ah, ok. E invece la sera prezzi raddoppiati, sì, beh, certo. No, di solito si spendono 30-35 euro. Ah, va bene, perfetto. E senti, avete un giorno di chiusura? Chiudiamo il lunedì. Sì. Però se qualcuno ci chiama, teniamo aperto anche lunedì. Anche lunedì. Siete degli staccano off 1 e staccano off 2. Eccoli qua. Lui mi schiavizza, Sì. Sì, ma loro però, lui li... Boh, ma no, non è vero che li riprende, no? Però loro si divertono. Li stimola, come li riprende? Li stimola. Perché devono imparare, insomma. Certo. Ma da quanti anni sono con te? 3 anni, 4 anni. Quattro anni, sì. Avete fatto la sono scuola? Sono usciti dalla scuola, sì. Dalla scuola alberghiera? Dalla scuola e sono entrato qua dentro. Ah, quindi hai avuto uno shock quasi, sì, credo. Sì. Sì, perché quando sono arrivati qui gli ho detto, ragazzi... Prendete i libri di scuola, buttateli via, date retta a me. È vero o no? Ah, bene, bene, quindi vi trovate bene, vedo che c'è una bella squadra in cucina. E quindi no, sono veramente molto, anche veramente Sergio è veramente strepitoso e simpatico. Senti, adesso dobbiamo brindare noi, bando alle chiacchiere. Chi è che dai, chi è il sommelier qua? Faccio io, dai. Hai sommelier? Il sommelier non c'è. Ah, non c'è. Arriva quindi dopo. Fate. Ah, ma c'è, hai un sommelier. Sì, chi è il sommelier? Sì. È Gianluca. Ah, è Gianluca. No, non è Gianluca. No, chi è Gianluca? Scusi, Gianluca. No, Nicola, qua. Scusa, ho sbagliato nome, Nicola. Quindi lui ha fatto il corso di sommelier anche lui, oppure gli hai detto il corso niente corso, butta via, sì, dei liberi. Sì, infatti andiamo a visitare le cantine. Ah. Prendiamo un po' di ciucca. Beh. E lì si impara. Mi auguro che abbiate qualcuno che poi non beva, si deve sacrificare. Altrimenti, no, per la strada, insegniamo le cose bene ai ragazzi che magari ci stanno ascoltando, non bevete quando dovete guidare, questa è fondamentale, la cosa. Dopo potete anche ubriacarvi se c'è qualcuno che vi accompagna a casa. Senti, ma che vino hai scelto, lo diciamo? Ho scelto un vino Brut dell'Oltrepò Pavese. Ah, un vino brutto dell'Oltrepò Pavese, bene, perfetto. Allora, noi brindiamo, io ti ringrazio molto per l'ospitalità, sono contenta di averti conosciuto, di aver conosciuto i tuoi ragazzi, la cucina, prosit, e io vi do appuntamento lunedì prossimo, ore 20:30, il canale 211, Cremona 1,
seguite sempre non Borghese ma Cosa bolle in pentola di Silvia Galli. Ciao. Sono venuta a trovare qua Carlo all'Osteria, Osteria Sergio Brambilla. Oddio, ho sbagliato. Carlo Sergio. Carlo, faccio il ciak.